Buongiorno, sono Molinari della Regione Piemonte, ho fatto già un piccolo intervento ieri. Volevo solo un attimo riportare, continuando la discussione che è iniziata prima, il problema all'oggetto principale. Io mi scuso perché una volta ero un dottore forestale, poi adesso da una decina d'anni non so più esattamente chi sono, nel senso che faccio un lavoro gestionale come dirigente delle aree naturali protette e come soggetto responsabile della rete Natura 2000. Però prima ancora di parlare di risorse, io voglio solo ricordare qual è la storia di queste problematiche, no? Che sono sempre state assolutamente presenti, tant'è che nel protocollo del 2011, quello che originò il finanziamento di 20.000 euro a regione per queste attività, in realtà da dedicarsi ad attività di comunicazione, perché quella era la natura del fondo, e poi ognuno di noi le ha declinate soprattutto sul monitoraggio, scrivemmo che uno degli obiettivi, gli adempimenti, era sviluppare e sperimentare con il supporto di ISPRA un protocollo di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie su tutto il territorio nazionale, attraverso l'individuazione di criteri comuni per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati. Dopodiché, nelle linee guida che ci manda il Ministero, ritrovo un pochino scritto con le parole che noi spesso usiamo nei nostri provvedimenti o rapporti, che appare pertanto irrealistico prevedere uno schema di monitoraggio applicato a tutte le specie e gli habitat di interesse comunitario ed esteso all'intero territorio italiano, anche in aree esterne ai siti della rete Natura 2000. Risulta pertanto ineludibile adottare criteri di prioritizzazione che permettano di concentrare gli sforzi su siti e aree e specie selezionati sulla base di espliciti criteri. Allora, vi ripeto, io sono ormai un gestionale e mi inchino di fronte alla competenza scientifica che ho toccato con mano e non avevo dubbi in questi due giorni di dibattito. Però dall'esterno, cioè, mi sembra impossibile che, al di là delle difficoltà intrinseche che ci sono, visti gli elevati livelli di biodiversità che abbiamo sul territorio nazionale, non si possa arrivare per gruppi tassonomici a una, non dico standardizzazione molto fine delle attività di monitoraggio, ma a delle regole comuni almeno di tipo generale. Cioè, qui c'è una comunità scientifica non riunita che raccoglie per una volta sia i soggetti universitari che quelli delle associazioni che si occupano specificamente di alcuni taxa. Per cui, secondo me, il discorso è che prima di parlare di risorse bisognerebbe mettersi un po' ben d'accordo. Queste nuove risorse, il giorno in cui in qualche modo le troveremo, se le troviamo, come le spendiamo in questi prossimi anni? Perché non è possibile che ci sia una differenza di atteggiamenti metodologici da parte sul territorio nazionale estremamente variegata a seconda di cosa andiamo a censire, che è una parola non bella, o di che cosa, o della regione in cui ci troviamo, anche perché questo nel flusso del lavoro che è stato fatto incide certamente in termini di costi sull'attività di validazione successiva, che quindi ricadono sempre sulla figura dell'esperto, che qui è stato richiamato più volte, no? Poi quando i dati che arrivano non funzionano, non si capisce, non sono applicabili, che arriva l'esperto, va benissimo, meno male che li abbiamo gli esperti, però forse se si parte prima, e mi rifiuto di pensare che non sia possibile una qualche operazione, che sia, anche ne parlava sindaco prima, probabilmente abbiamo esperienze internazionali di paesi vicini da un punto di vista geografico, ma non certo di mentalità, come gli svizzeri, d'accordo, sono anche molto diversi dai piemontesi, cioè le Alpi sono proprio una barriera di tutti i tipi, però mi rifiuto di pensare che non ci siano esperienze anche a livello internazionale, ma a livello italiano a cui ispirarsi, su cui riconoscersi, in una maniera tale da abbattere un po' questa variabilità, questa discrezionalità che genera inevitabilmente dei costi e poi genera dei problemi di validazione e poi genera dei problemi di omogeneizzazione e poi genera un ulteriore problema che ISPRA manda alle regioni per il controllo dei dati e poi i dati vanno al Ministero. Così come inviterei tutti quanti, e qui purtroppo una delle cose che, vi ripeto, mi angosciano un po' sarà la necessità di fare delle metodiche di monitoraggio valevoli anche al di fuori dei siti della rete Natura 2000, però per adesso abbiamo parlato soprattutto di siti della rete Natura 2000,
ad esempio, a fine processo ci siamo accorti che chi aveva fatto monitoraggio e validazione non aveva tenuto conto talvolta, non sempre chiaramente, di ciò che c'era scritto nei formulari standard. Ecco, allora, queste cose riflettono non tanto l'errore scientifico o la veridicità di una cosa o dell'altra, perché sono tutte risolvibili, basta parlarsi. Ma questo è un classico esempio che se ci si parla prima, evidentemente poi non perdiamo 25 giorni con loro con l'acqua alla gola e noi a ricontrollare tutto quello che è e a chiederci confermateci questo dato. Quindi anche come amministratore pubblico, ammesso in un concesso di trovare del denaro, prima le regole devono essere chiare e queste regole ce le deve dare la comunità scientifica, a cui io mi inchino e non è una battuta, e con un coordinamento di chi a livello nazionale ha questo ruolo di coordinamento di tipo scientifico. Se posso dire una cosa come Regione Piemonte, forse anche condivisa dai colleghi, io vorrei delle regole chiare per non ripetere gli errori del passato, perché la sfida futura, che è quella di, a questo punto, come si diceva, effettivamente monitorare, perché il bianco, veritiero che sia o meno, ce l'abbiamo. Allora, non ce lo perdiamo, ma bisogna monitorare in un certo modo. Non si possono fare metodi fini, ci sono problemi addirittura di griglia non sovrapponibili, si diceva ieri parlando di grigliata dell'Italia. Ok? Mettiamoci, mettetevi intorno a un tavolo e dateci delle indicazioni su cui mirare le risorse eventualmente reperibili. A questo proposito io mi permetto di dire che, in considerazione anche di quello che ho sentito da, tu sei piemontese purtroppo oggi, è così, queste enormi differenze di valutazione economica dei costi di queste attività, bisogna trovare una soluzione, perché chi fa affidamenti di lavori ha un onere che è ben chiaro alla Corte dei Conti, che è quello di assicurare la congruità dei prezzi. Uno. Due, mi perdonerà il professor Boitani, per me 800.000 euro sono tanti nella condizione economica della mia regione, sono tantissimi. È chiaro che se lei si riferisce, come qualcuno giustamente ha detto, a quello che viene speso ad esempio nel PSR, e le regioni hanno le stesse difficoltà con i colleghi dell'agricoltura, che ha il Ministero Ambiente col Ministero Agricoltura, che ha la nostra DG Ambiente a Bruxelles con la DG Agri, perché ci vedono come il fumo negli occhi. Però 800.000 euro, per quello che è la mia esperienza in termini di finanziamento dedicato a queste cose nel contesto dell'economia, del bilancio regionale, sono una cifra importante. Se ci sono regioni decisamente più sensibili della nostra, evidentemente come l'Emilia, sono estremamente contento per voi. Ma 800.000 euro sono una cifra che va confrontata anche con le valutazioni economiche che ho sentito da altri ricercatori. Scusate la franchezza. Grazie. Io ringrazio Molinari e invito tutti a essere franchi, perché questo lavoro ha evidenziato una serie di sfide, una serie di complicazioni che nessuno vuole nascondere sotto il tappeto, per cui ho chiesto a tutti di essere franchi e diretti. Rispondo solo all'aspetto linee guida per il monitoraggio. È vero, l'impegno che è stato concordato tra regioni e ministero aveva un obiettivo più ambizioso, di dare dei criteri tecnici di raccolta dati omogenei. Sotto il coordinamento del Piemonte abbiamo organizzato una prima discussione in ambito alpino, però è una sfida molto complessa, quando noi per ora ci siamo trovati di fronte a una sfida molto più terrena, cioè almeno avere una griglia comune, almeno utilizzare i nomi delle specie simili, almeno avere un dato di presenza-assenza con un anno di riferimento. Quindi purtroppo al momento noi abbiamo ritenuto che fosse più realistico lavorare su linee guida più mirate ad una standardizzazione dei dati che ci permettessero di dialogare meglio tra i vari sistemi, piuttosto che entrare nel dettaglio della raccolta dati. Anche perché è vero, io capisco il ruolo della comunità scientifica, ISPRA è un istituto anche di ricerca, però è anche vero che imporre criteri di monitoraggio a chi non mette risorse, è complesso. Parlarsi di più è effettivamente l'elemento importante, e che in questo progetto ha rappresentato, io credo, anche l'elemento critico, perché i tempi strettissimi hanno ridotto la possibilità di scambio di dati e di informazione.